nessuna professionale, avvocato, che ne pensa? Non credo che sia una sentenza in qualche modo del tutto giusta, soprattutto per il fatto che questi signori hanno rovinato questa ragazza per tutta la vita. E probabilmente è difficile poter calcolare un danno, ma così come è stato calcolato è decisamente al di sotto dei limiti di giustizia. Perciò probabilmente faremo un appello per fare una modifica di questa parte della sentenza. Le sembra equa la pena, la condanna finale? Ma la pena probabilmente tiene conto del fatto che si tratta di ragazzi molto giovani e quindi insomma in qualche modo hanno considerato questa cosa come un'attenuante, diciamo così, ma soprattutto la parte quella diciamo economica che non riconosce il danno, quello che in realtà è stato il danno, anche quindi ripeto faremo ricorso proprio su questo punto. Grazie.